faccia. In questo video allora ti vado a presentare la storia di Schillaci, che è stata interessante. Ho visto, ci sono capitato per caso su questo video, mi è rimasto interessante, insomma, il cugino di Schillaci che io non lo sapevo, era un grande giocatore, è stato pure alla Lazio, poi c'ha avuto un sacco di peripezie e niente, è finito in mezzo alla strada. Niente, qui di seguito ti metto un po' di video che ho preso dalla rete, te li appicchi, ti faccio un mix e ti auguro, c'è stato, è andato praticamente la TV del Vaticano, TV 2000, in varie interviste sul campo, dice praticamente è andato che stavo in mezzo alla strada, ci ha avuto varie esperienze di basso profilo. E quindi una storia interessante, ti dà pure qualche spunto di riflessione. Ok. Tutti conoscono la storia di Salvatore Totò Schillaci, che dall'ardente Sicilia è arrivato a vestire la maglia della Juventus e soprattutto a far sognare tutti gli italiani nell'estate dei mondiali del 1990. Un altro Schillaci però era sbarcato all'Olimpico 4 anni prima di questi accadimenti, ma per quello che a dispetto di tutto veniva considerato il vero fenomeno della famiglia, le notti magiche furono davvero poche. È la storia di Maurizio Schillaci, l'ombra del fuoriclasse. Antonio Maurizio Schillaci è il cugino di Salvatore, di 2 anni più vecchio. Entrambi hanno mosso i primi passi in squadre siciliane. Entrambi palermitani doc, Maurizio passò per il settore giovanile del club rosanero, mentre Totò andò a Messina, diventando un idolo da 61 gol in campionato dal 1982 al 1989. Una crescita che lo portò ad essere acquistato dalla Juventus. Maurizio invece passò a Licata, dove il suo talento tutto genio e sregolatezza esplose con Zenek Zeman in panchina. Una promozione dalla Serie C2 alla C1 e 22 gol in 66 partite. Gli schemi a 100 all'ora del Boemo sembrano l'unico metodo in cui Schillaci senior riesce a farsi ingabbiare. Di lui il tecnico parlava così: un grande talento, tecnicamente un fenomeno. Per mezzi, colpi e intelligenza calcistica avrebbe potuto giocare in una big senza difficoltà e farlo a grandi livelli. È sempre stato un generoso, per questo i compagni gli volevano bene. E lui aiutava tutti. Per quanto discontinuo, un talento che non poteva passare inosservato, e la Lazio punta su di lui per regalare imprevedibilità a un attacco che manca di un puro fantasista, pur possedendo attaccanti tecnici per la serie cadetta come Fiorini, Poli e il giovane Mandelli. È il rinforzo per il mercato di ottobre, la Lazio si fa probabilmente attirare dal nome, visto che nel frattempo Totò ha permesso al Messina del professor Scoglio di dare il primo dispiacere stagionale ai biancocelesti con una prestazione maiuscola all'Olimpico. Maurizio si inserisce gradualmente, sembra poter reggere il salto di categoria, il 21 dicembre realizza quello che sarà il suo unico gol laziale. Cross di Poli e colpo di testa vincente al Sant'Elia di Cagliari, un successo pesantissimo che permette alla Lazio di passare un buon Natale nella sua stagione più difficile, quella del meno 9. Schillaci era entrato da soli 2 minuti, è nata una stella, ma che? Maurizio Schillaci. Maurizio Schillaci, però la prima cosa che mi hai detto è ex. Cioè tu eri un calciatore, ex calciatore, e oggi chi sei? Oggi ho 54 anni, mica tutti possono giocare a questa età. Tu sei a parte stato... che io mi sono fatto male già quasi 30 anni. E da lì, dalle stelle alla stalla. Dalle stelle alle stalle. Quindi Maurizio Schillaci, che è stato un grande calciatore e, negli anni 80 più o meno, e, già ci dice che c'è stato un periodo di stelle, di luce, che però è sceso. Arriviamoci. Mi racconti del tuo essere giocatore, di cui, cioè, possiamo tornare un po' su un campo? Qual è quello, qual è lo stadio che ti ha più coinvolto, appassionato? Un'azione, un gol, quello che è proprio il tuo. Io di ricordi belli c'ho nell'Icata, perché lì ho avuto il boom calcisticamente. Ho fatto 3 anni alla grande, non mi sono mai fatto male, correvo come un pazzo, e per fermarmi mi dovevo sparare. E dopo, sei stato quando, nella Lazio, quando ho toccato il cielo con un dito, quando sono andato a Roma, e lì mi sono fatto male. La vigilia di Capodanno, esattamente.
tu ti sei fatto, cioè arrivi alle stelle, no? Tocchi le stelle e quindi il cielo, come dicevi tu, con un dito, che vuol dire per un calciatore? Perché noi abbiamo un'idea. Il massimo. No? Cioè? Il massimo. Tanto sono andato a Roma, all'Olimpico. Partendo da? Dalle pecore, stavo a Licata io. Quindi a Licata, a Roma, un grande passo, un grandissimo passo. E lì ho creduto veramente di essere arrivato, ma non è stato così. Un calciatore noi lo immaginiamo pieno di soldi, aiutami tu, di macchine, voglia, macchinoni. Voglia. Quante macchine avevi? Donne, macchine. Donne, macchine, soldi. Bella vita. Bella vita, è così. Belle persone. Tu hai vissuto queste cose? Voglia. Ville, case, cose no, preziose. No, ho vissuto per una quindicina d'anni. Così? Sì. Era bello? Eh sì, è bella vita. Poi che è successo? Perché queste stelle sono diventate... Mi sono fatto male, mi hanno riscontrato una cosa per un'altra, ho passato un anno incredibile perché passavo per malato immaginario. Malato immaginario? Non ti credevano? Se ti avessi detto a 23 anni, guarda Maurizio, tu diventerai un calciatore professionista, andrai a giocare alla Lazio, però poi la tua vita sarà così, avresti accettato? Vediamo se lo troviamo, dovrebbe essere qui. Abbiamo appena scoperto che qui, vicino al Teatro Massimo, vive il cugino di Totò Schillaci, un ex campione che adesso è caduto in rovina e vive per strade. Vorrei veramente ascoltare la sua storia, perché secondo me ci potrebbe raccontare qualcosa di veramente unico. Ciao, mi chiamo Giuseppe. Piacere fare una chiacchierata con te. Qualche minuto se ti va. Che dici se ci mettiamo lì? Johnny dov'è? Ho letto anche del tuo cane. Mio figlio. Tuo figlio? Da quant'è che vivi con te? Sono qualsiasi anni che sono. Ti tiene compagnia un po'? Altro che compagnia, è diventata la ragione della mia vita. Sì? Cosa che non è... Qua sono! È come la mia quinta morte. Perché ne hai venute quattro, no? Diciamo che due volte sposato e due volte se faccio convivere. Ho letto che hai anche due figli, o sbaglio? No, grazie. Ti vengono a trovare ogni tanto? No, un po' di problemi. Tu eri un ex calciatore professionista. Eri il pupillo di Zeman, ho letto. L'ho avuto nelle giovani del Palermo pure a Zeman. Da piccolo. Sono venuto a Licata, sono stato 3 anni con lui. A Messina, un altro anno, insomma lo conosco da una vita. E poi ti ha comprato la Lazio? Sì, da Riccardo, un mercato di riparazione a novembre, 86-87. Quanto hai giocato per la Lazio? 11 partite ho fatto, ma stavo sempre male, avevo lo scafoide in negus e non riuscivo a capire quello che avevo. E andavo avanti con l'infiltrazione di cortisone direttamente. Quanti anni avevi quando giocavi alla Lazio? 26. Quindi eri proprio nel pieno della tua carriera. Avevo toccato il cielo con un dito. Com'era la tua vita quando giocavi? Fisicamente sempre la stessa. Devi dormire, mangiare, allenarti. Però tutti... E la domenica c'è la partita. I piaceri che potevi comunque permetterti quando... Io stavo benissimo. Benissimo. Tranquillo, stavo bene in testa, giocavo, non avevo soldi, non mi mancava niente. Poi tutto in discesa, piano, il contratto, sono andato a Messina, sono stato 2 anni a Messina e lì mi hanno scoperto quello che avevo. Tenosinovite, scafoidi in negros. E devo ringraziare loro, il medico devo ringraziare. Perché non mi credevano, capito? Vedevano che ero un malato immaginario. Questo è siciliano, carattere zero. A te faceva male veramente. Sai che significa che uno ti dice che non è niente, che gli dice alla solita, ma quello non c'è un caso, non c'è niente. Cioè, in carcere tutta la mia vita.
anche se non ho andato più a scuola per giocare a calcio. Credi che sia stato l'infortunio a farti, a distruggerti la carriera? Sì, perché poi tutto quello che è successo di conseguenza. E io non mi sono mai alzato la mattina, ho detto mi voglio rovinare. Questo non esiste completamente. Io nonostante tutto ci ho provato a ritornare facendomi infiltrazione, ring in terapia, che mi piaceva delle cose, che se tu parli con un giocatore adesso non si fa un cazzo di queste cose che mi sono fatte lì. Nessuno si darebbe mai una puntura di cortesia. Da come ti rispondo oggi, quando sto bene gioco. E io per l'amore di giocare, cioè, mi facevo le punture, mi dovevo far sentire dire pure che io non avevo un cazzo. Io dovevo smettere di giocare, dovevo dichiarare infortunio permanente, stop, e non devo giocare. Invece per l'amore di rigiocare, perché in 26 anni non potevo pensare di smettere di giocare a 26 anni e carcere tutta la mia vita. Da calciatore professionista poi la tua vita come è cambiata quando hai smesso? Poi sono finiti i soldi, sono finite le mogli, poi ci sono lasciati. E poi c'è stato un periodo buio della mia vita. 5-6 anni, molto problemi di droga. Parliamo di droga pesante, non di cancro. Devo ringraziare Gesù che mi sono uscito e sono qui a parlare con voi. Dove dormi adesso? Una macchina, qua dietro, in via Rossini. In una Panda, c'è visto. Me la vuoi far vedere o? No, va? Mi chiedo no. Perché la macchina non è mia, capito? L'ho trovata aperta, è sempre lì. Da 14 mesi. Tu prima dormivi nei migliori hotel d'Italia, vivevi, avevi le migliori macchine, 38, migliori ristoranti, e adesso dormi in una Panda abbandonata, non hai una casa, no. Però immagino che tu ormai ti ci sia abituato. O vuoi o non vuoi, ci abitui.